Importante essere qui questa sera. Sembra un presidio come gli altri. Il fatto che tante volte in questa città ci ritroviamo sotto questa prefettura e ci siamo ritrovati sotto questa prefettura in tantissime occasioni, contro gli sfratti, contro i contratti imposti allo sfruttamento nel lavoro, per la dignità dei profughi. Ma oggi è ancora più importante, perché qualcuno ci stava raccontando che le persone fuggite dalla Libia erano scomparse, avevano scelto di cercare un futuro da un'altra parte, avevano risolto fantasticamente la loro esistenza con una buona uscita che suonava come un ricatto, come il fatto di comprare il loro silenzio. Ci dicevano che sarebbero andati via da Padova. Allora essere oggi qua è importante perché tutti possono vedere che 56 di loro, con il loro corpo, la loro faccia, la loro storia, i loro diritti cancellati in questi 2 anni, sono ancora qui, sono qui in mezzo a noi. E se non avessero trovato le porte aperte di un'associazione, sarebbero sotto il comune a dormire, sarebbero in stazione, sarebbero sotto l'assessorato alle politiche sociali, sarebbero sotto un ponte o dentro qualche casolare abbandonato, dove qualcuno li avrebbe costretti, dove qualcuno li avrebbe spediti. Invece no, sono qui con la loro faccia a dire: noi ci siamo ancora, siamo qui in questa terra, fuggiti da una guerra. Avete detto che ci avreste accolto e invece ci avete abbandonato per una seconda volta. Ecco, questo siamo qui a dire. Per questo è importante essere tutti insieme qui sotto oggi. Non è un esercizio retorico, non è una presenza così ad un avvenimento qualsiasi. È il fatto di aver sottoscritto l'appello, ma di aver avuto il coraggio di metterci anche la faccia per dire: io sto con loro. Non ho paura di dirlo in una città che ha sempre voluto nascondere questa realtà. Abbiamo detto e l'abbiamo scritto nello striscione: non lasciamoli soli. Anche questo non è un appello retorico, ragazzi. Sono 50, sono più di 50, sono stipati dentro le aule in cui noi normalmente facciamo i corsi di computer o di informatica. Chiediamo a tutti voi in questi giorni di essere insieme, così come abbiamo sottoscritto insieme l'appello, di essere insieme immediatamente già lunedì per ritrovarci a discutere, a decidere insieme come proseguire. Siamo d'accordo sull'idea, adesso dobbiamo anche dare gambe insieme, discuterne, capire come portarla avanti, prendere parole in tanti, le tante associazioni, i tanti singoli che hanno sottoscritto questo appello. Insieme possiamo farcela. Vi chiediamo anche di sostenere loro, portando quello che potete nella nostra sede, passando a guardare questa situazione ignobile a cui li hanno consegnati, all'abbandono a cui sono stati consegnati da cooperative di imprenditori umanitari che si sono fatti i soldi e hanno risanato i bilanci sulla loro pelle. Ecco, questo è il risultato. Però insieme questa grande sfida di civiltà possiamo vincerla. C'è una grande ricchezza in questa città, è fatta dei volti che sono qui e dei tanti che non sono potuti esserci, ma che hanno voluto mettere il loro nome e cognome. Allora, anche questo veramente non è un appello retorico. Voi lo sapete, Razzismo Stop ha seguito dall'inizio la vicenda dell'accoglienza dell'emergenza Nord Africa, ma non è una questione che riguarda noi. Noi non vogliamo che sia una questione con il copyright dell'associazione Razzismo Stop. Non lo abbiamo mai voluto. Siamo qui oggi anche per dire: iniziamo questa sfida. È una sfida grande che ci può mettere insieme, in comune, dare un grande, nuovo respiro a una città degna, a una voce che parli di diritti in un mondo che parla solo di tagli, di crisi, di governi che non riescono ad accordarsi per fare. No, no, c'è altro, ci sono decine di associazioni,
ci sono centinaia di persone a Padova con il cuore e con la voglia di metterci la vita in queste cose. Facciamolo, facciamolo tutti insieme, apriamo questa grande novità per questa città. Io vi propongo lunedì sera, perché ci sembra urgente, alle 18, noi mettiamo a disposizione la nostra sede che vi garantisco in questo momento è accogliente perché c'è tanta gente, ma non è il posto migliore in cui fare un'assemblea. Se qualcun altro ha qualche altra proposta, uno spazio da mettere a disposizione, saremo felici, ma veramente incontriamoci subito insieme per capire e decidere come proseguire. Tante cose sono all'orizzonte, ma c'è un'urgenza: dignità e un tetto per i profughi arrivati dalla Libia. Grazie a tutti.